Il problema della produzione dell'energia mediante attraverso le centrali nucleari è stato oggetto di molta disinformazione. Si è detto che l'energia così prodotta ha un costo minore di quella prodotta da altre fonti di energia. Questo è vero soltanto se si trascura il costo della demolizione, dello smantellamento delle centrali. Finora le più antiche centrali esistenti hanno un'età di 40 anni. Quando furono costruite si disse che potevano durare 20 anni, ma questa età si è sempre più prolungata. Perché? Perché in realtà una centrale nucleare, a differenza di tutte le altre centrali, richiede per il suo smantellamento elevatissimi lavori. Dato che questa centrale è ormai tutta fatta da materiale radioattivo, bisogna schermare questa radioattività attraverso la costruzione di grandi sarcofagi in cui la centrale viene affossata. Non solo, ma questi sarcofagi debbono durare per molto tempo, dell'ordine delle centinaia e delle migliaia di anni. Quale manufatto umano può essere garantito per un tempo così lungo? Per questo motivo è necessaria una continua sorveglianza di questi manufatti, il che implica un elevato costo. Finora non erano state decommissioned, come si dice in inglese, un numero sufficiente di centrali. Ma ora abbiamo un primo elemento. Il governo tedesco, proprio in questi giorni, ha deciso di chiudere, in un periodo di 10 anni a partire da oggi, le 17 centrali nucleari in funzione in questo momento in Germania. Bene, per il decommissioning di queste 17 centrali è stato previsto uno stanziamento di 100 miliardi di euro, cioè all'incirca 6 miliardi di euro a centrale, che è un costo superiore al costo di costruzione, che nei primi anni era sui 3 miliardi di euro e poi è man mano aumentato fino a che oggi per le centrali che erano previste dal piano nucleare italiano si arrivava ai 7 miliardi di euro e che potevano essere ancora incrementati se si pensa che una centrale simile in corso di costruzione in Finlandia, per cui erano stati previsti 7 miliardi di euro, la centrale non è stata ancora completata e finora sono stati spesi 9 miliardi di euro. Quindi se si aggiunge al costo di costruzione anche il costo di decommissioning delle centrali, si arriva al minimo al raddoppio, per quanto c'è una dichiarazione del ministro Tremonti che dice che le spese di decommissioning sono 3 volte quelle di costruzione, in questo caso andiamo senz'altro fuori scala e l'energia nucleare si rivela essere la più costosa tra tutte le fonti di energia. Il costo aumenta ancora se si tiene conto, cosa che non viene normalmente tenuta conto, del costo di smaltimento delle scorie. E questo costo non viene calcolato semplicemente perché non si sa come fare lo smaltimento delle scorie, per cui è a tutt'oggi impossibile attaccare un numero a questo costo. Questo per quanto riguarda la parte economica, ma la parte più importante è quella dei pericoli, che non sono tanto quello dei gravi incidenti come quello di Fukushima, che certo possono capitare, ma è il funzionamento normale, privo di incidenti, delle centrali che crea dei rischi. Perché mentre finora la scienza convenzionale che viene usata dai costruttori delle centrali come giustificazione dichiara che i danni da radiazioni nucleari dipendono soltanto dall'energia che viene trasferita dalla radiazione al corpo vivente e quindi che sono pericolose soltanto le dosi elevate rispetto alle quali i normali schermaggi delle centrali sono sufficienti, e trascura invece le dosi basse ma prolungate nel tempo. Esistono ormai analisi epidemiologiche e la più importante di queste è stata fatta proprio in Germania e probabilmente non è estranea alla decisione tedesca di cancellare il programma nucleare, per cui nell'intorno, in un raggio di alcuni chilometri, 5, intorno a tutte e 17 le centrali, è stata fatta la statistica di quante leucemie infantili, di quante malformazioni genetiche, di quanti cancri
ai bambini, cioè a persone in via di evoluzione e di costruzione del loro genoma, c'erano, e si è osservato che questa incidenza è dell'ordine dalle 5 alle 10 volte superiore alla media nazionale. Cioè il terreno attorno alle centrali nucleari, anche in assenza di gravi incidenti, è un terreno in cui ci si ammalano. Quindi chi dice di industria nucleare non è morto nessuno, mentre di le altre fonti di energia ci sono molti morti, mente, perché l'unico criterio è che i morti nucleari non sono morti immediatamente visibili, ma sono morti in cui il veicolo di morte è invisibile, è la radiazione nucleare, e richiede del tempo, qualche anno, per agire. Per cui non c'è immediatamente il cadere stecchito del cadavere, ma c'è invece un dato che si può percepire solo dall'indagine epidemiologica, rispetto a cui è facile nascondere i dati e truffare, e che invece manifestano un gravissimo pericolo. Per cui si può anche dire che l'industria nucleare, tra tutte le industrie che producono energia, è quella che finora ha il maggior numero di morti, anche se questi morti non sono immediatamente riconosciuti.